In una fredda sera autunnale, Vincente stava terminando una lunga giornata di lavoro nel suo ufficio di lusso affacciato sulla città. Come uomo d'affari di successo aveva costruito un impero, ma a costo della sua vita personale e familiare. Il suo telefono squillò, rompendo il silenzio della stanza. Era Clara, sua figlia, con la voce tremante dall'altra parte della linea. «Papà, mi dispiace tanto!» iniziò Clara, cercando di trattenere le lacrime. «Ho cercato di fare il tè e ho bruciato la mano, e la tovaglia, quella bella, è rovinata!» Vincente sentì subito un misto di preoccupazione e irritazione. «Clara, sei a posto? Devo chiamare un dottore?» La sua voce era calma ma ferma. «No, no, mi fa solo male. Nonna ha messo del ghiaccio.» Clara cercava di minimizzare, ma la sua voce tradiva il dolore. Questo incidente sembrava minore, ma per Vincente fu un campanello d'allarme. Si rese conto di quanto fosse assente dalla vita di sua figlia. Troppo impegnato a inseguire il successo. La notte, anziché tornare al lavoro come avrebbe fatto solitamente, Vincente rimase seduto sulla sua scrivania, perso nei suoi pensieri. «Ah, forse è il momento di fare un cambio», mormorò a se stesso, guardando la città illuminata di sotto. Mentre la notte avvolgeva la città in un abbraccio oscuro, Vincente rimase nel suo ufficio, circondato dai simboli del suo successo. Trofei d'impresa, certificati di riconoscimento appesi alle pareti e una vista mozzafiato che pochi potevano permettersi. Eppure in quel momento tali simboli gli sembravano vuoti, quasi beffardi. La telefonata di Clara aveva acceso un faro sulla sua vita, rivelando quanto fosse stata trascurata la sua famiglia a favore della carriera. Con un sospiro profondo, Vincente spense il computer, un gesto simbolico di distacco dalle sue abitudini lavorative incessanti. Camminando verso la finestra, guardò giù, verso le strade illuminate. Pensò a Clara, alla sua innocenza e alla sofferenza. E poi a Noelia, la sua ex moglie, con cui aveva condiviso promesse e sogni che si erano lentamente dissolti nel tempo. Noelia. Il suo pensiero fu interrotto da un ricordo doloroso. La loro relazione era stata intensa e appassionata, ma anche tempestosa e infine insostenibile. La separazione era stata inevitabile, segnata da discussioni e un senso di fallimento reciproco. Eppure Vincente non poteva negare il legame che ancora sentiva verso di lei, complicato e intrecciato con rimpianti e affetto non risolto. La decisione di adottare Clara era stata l'unico vero punto di incontro che avevano trovato dopo anni di distacco emotivo. Clara era stata la luce nelle loro vite, un simbolo di speranza e di un nuovo inizio. Eppure, dopo la separazione, Vincente si era ritrovato ad affrontare la paternità da solo, una sfida per cui non si era mai veramente sentito preparato. «Devo fare di più», mormorò Vincente, quasi in preghiera. La determinazione cominciò a formarsi nel suo cuore. Era il momento di riconnettersi non solo con Clara, ma anche con se stesso e con i valori che aveva trascurato nella sua corsa al successo. Il giorno seguente Vincente iniziò a fare cambiamenti. Per la prima volta in anni cancellò incontri e rinviò scadenze, decidendo di passare la giornata con Clara. Quando la prelevò da scuola, il sorriso sorpreso ma radioso di sua figlia gli scaldò il cuore in un modo che aveva quasi dimenticato. «Papà, sei venuto a prendermi!» esclamò Clara saltando nei suoi bracci. «Sì, tesoro, oggi è tutto per te. Cosa dici? Andiamo a prendere un gelato e poi al parco?» La proposta era semplice, ma per Clara fu una sorpresa deliziosa. Quel pomeriggio, mentre sedevano su una panchina del parco, Vincente ascoltò davvero sua figlia, per la prima volta da molto tempo. Clara gli raccontò della scuola, dei suoi amici, dei suoi sogni e delle sue paure. Vincente si rese conto di quanto fosse cresciuta, di quanto fosse brillante e sensibile e di quanto avesse perso in tutti quegli anni. La decisione di Vincente di trascorrere più tempo con Clara e di rivedere le sue priorità fu solo l'inizio. Si promise di trovare un equilibrio migliore tra lavoro e vita privata, di essere presente non solo fisicamente, ma anche emotivamente per sua figlia. Quella notte, mentre Clara dormiva tranquillamente, Vincente prese una decisione ancora più significativa. Avrebbe cercato di ricostruire il rapporto con Noelia, non per sé, ma per Clara. Era consapevole che non sarebbe stato facile, che ci sarebbero stati ostacoli e forse vecchie ferite riaperte, ma sapeva anche che era il momento di affrontare il passato per costruire un futuro migliore per sua figlia. Il cambiamento stagionale aveva trasformato il parco in una tavolozza di colori autunnali, con foglie che variavano dal giallo oro al rosso intenso. Era una domenica mattina e Vincente aveva deciso di trascorrere del tempo di qualità con Clara, portandola al parco locale, un luogo che offriva non solo spazio per giocare, ma anche un'occasione per Vincente di riflettere e apprezzare i momenti semplici della vita. Clara, con l'energia inesauribile di un bambino che ha appena scoperto la libertà del gioco all'aperto, correva felice tra gli alberi, raccogliendo foglie autunnali. Ogni tanto tornava da Vincente con le mani piene di questi tesori colorati, regalandoglieli con un sorriso che illuminava la giornata più di qualsiasi raggio di sole. In uno di questi momenti, mentre Clara era intenta nella sua esplorazione, Vincente si sedette su una panchina,
osservando sua figlia e riflettendo su quanto fosse cambiata la sua vita nelle ultime settimane. Aveva iniziato a capire cosa significasse davvero essere un padre, non solo nel provvedere materialmente, ma nel condividere momenti, emozioni e insegnamenti. Fu proprio in quel momento di riflessione che Clara, con la sua naturale curiosità e gioia di vivere, si avvicinò a una giovane donna che stava seduta da sola su una panchina vicina. La donna sembrava assorta nei suoi pensieri, forse persino triste. Senza esitazione, Clara le porse alcune delle foglie autunnali che aveva raccolto, con un gesto di spontanea generosità. «Tieni, sono per te. Sono belle, vero?» disse Clara con un sorriso. La donna, colta di sorpresa, alzò lo sguardo e per un istante il suo viso si illuminò di un sorriso. «Grazie, piccola. Sì, sono davvero belle», rispose accettando le foglie. Vincente, osservando la scena da lontano, sentì un impulso a unirsi a loro. Si alzò e si avvicinò, con l'intento di scusarsi per l'intromissione di Clara, ma anche mosso da una curiosità genuina verso la donna che aveva risposto con tanta gentilezza a sua figlia. «Mi scuso se mia figlia ti ha disturbato», iniziò Vincente con un tono amichevole. «Non c'è problema, è stata una dolce sorpresa, non mi aspettavo di trovare tanta bellezza in un gesto così semplice», rispose la donna, che si presentò come Ramona. Mentre parlavano, Vincente scoprì che Ramona era in un momento difficile della sua vita. Era incinta e si trovava di fronte a sfide che sembravano insormontabili, senza il supporto della famiglia o degli amici. La sua vulnerabilità e la sua forza colpirono Vincente, che si sentì improvvisamente connesso a lei in un modo che non avrebbe mai immaginato. Quel casuale incontro nel parco divenne l'inizio di una nuova amicizia. Vincente offrì a Ramona il suo supporto, un gesto che partiva dal desiderio di dare un significato più profondo alla sua nuova prospettiva di vita, incentrata sull'aiuto e sulla connessione con gli altri. Man mano che la loro amicizia si sviluppava, Vincente e Ramona scoprirono di avere molto da imparare l'uno dall'altra. Clara, con la sua innocenza e la sua gioia, divenne un legame che li univa, mostrando loro il potere della famiglia, non definita solo dai legami di sangue, ma costruita sui principi dell'amore, del sostegno e della comprensione reciproca. La presenza di Ramona nella vita di Vincente e Clara introduceva nuove complicazioni, ma anche nuove opportunità di crescita e di cambiamento. Vincente iniziava a vedere il mondo con occhi diversi, riconoscendo l'importanza di essere presente per coloro che avevano bisogno di aiuto, di ascolto e di comprensione. Nelle settimane successive, l'amicizia tra Vincente, Ramona e Clara si approfondì, trasformando le loro vite in modi che nessuno dei tre avrebbe potuto immaginare. Vincente trovò in Ramona una forza e una resilienza che ammirava, e in Clara un amore incondizionato che lo riempiva di gioia. Tuttavia, mentre la loro relazione si sviluppava, segreti sepolti iniziarono a emergere, portando con sé nuovi conflitti e sfide. Loro due ancora non stavano insieme e Ramona doveva dire qualcosa di importante a Vincente, cioè che era incinta di un altro uomo. Infatti la sua pancia era già al terzo mese e giusto un pochino si notava e Vincente si chiedeva come mai avesse quella sporgenza. Così un giorno glielo disse: «Vincente, io sono incinta. Non so se potremo avere una relazione. Mi piace essere amici e tutto, ma se non riesci ad accettare il fatto che io stia avendo un figlio da un altro uomo, però ti assicuro che quell'uomo ormai non è più niente per me. Anzi, lui se n'è andato, lasciandomi da sola. Ora che ti conosco meglio, so che ci sono uomini migliori in giro e a cui posso fare affidamento. Tu sei un grande amico. Non so se volevi una relazione, ma ti prego, non abbandonarmi». Ramona aveva paura di perdere l'amicizia con Vincente, che in realtà si stava trasformando qualcosa di più. Vincente ragionò molto sulla situazione nei giorni a venire, e una settimana, andando a trovarla, le disse che, dopo tutto, era normale. Loro non si conoscevano prima. «Ramona, ciò che è successo prima, beh, non è affar mio di sicuro. Io non c'ero, non sapevo della tua vita, non sapevo dei tuoi problemi, di nulla. Noi abbiamo cominciato a conoscerci per caso. Eh sì, la nostra amicizia è molto importante. Chissà che in futuro non diventi qualcosa di più. Intanto però voglio aiutarti». Vincente voleva quindi fare qualcosa di importante per Ramona, darle una mano a crescere questo bambino, ma i segreti non erano finiti. Un giorno, mentre Vincente e Ramona erano seduti in un caffè discutendo dei preparativi per l'arrivo di questo bambino, Ramona rivelò qualcosa che colpì Vincente nel profondo. Le parole di Ramona erano esitanti all'inizio, ma poi diventarono sincere e profonde. «Vincente, c'è qualcosa che devo dirti. Il padre del mio bambino è Eduardo», disse Ramona guardandolo negli occhi. Prima di allora non aveva mai detto niente, perché sapeva che Eduardo era una persona scomoda per Vincente. L'aveva scoperto per caso e perciò non era mai riuscita a rivelare il nome del padre. Ma adesso voleva essere sincera. Eduardo, il nome riecheggiò nella mente di Vincente come un temporale improvviso. Eduardo era l'amante di Noelia, l'uomo che aveva contribuito alla fine del suo matrimonio. La rivelazione di Ramona non solo riaprì vecchie ferite, ma complicò ulteriormente la situazione, intrecciando i loro destini in un modo che Vincente non avrebbe mai immaginato.
«Come, Edoardo, sei sicura?» Vincente lottava per mantenere la calma, cercando di assimilare le informazioni. «Sì, sono sicura, è stata una relazione breve, ma quando ho scoperto di essere incinta e gliel'ho detto, ha scelto di non essere coinvolto. Non sapevo che fosse proprio la persona che tu detestavi, per quello ho avuto paura a dirtelo». La voce di Ramona si spense, lasciando in sospeso la frase. Vincente le aveva parlato spesso di Noelia, del fatto che voleva provare a riallacciare i rapporti, ma anche del fatto che era stato tradito, tradito mentalmente, fisicamente, a causa di questo Edoardo. Dopo tutti quei racconti, Ramona non era mai riuscita a dirgli la verità. «Perché? Perché proprio Edoardo?» completò Vincente con il cuore pesante. Questo nuovo legame con Edoardo forzò Vincente a confrontarsi non solo con il suo passato, ma con Noelia. Lui sapeva che la paternità comunque andava oltre i legami di sangue, ma sarebbe stato pronto ad accudire il figlio di Edoardo. Nei giorni successivi Vincente lottò contro i suoi sentimenti di rabbia, tradimento e inaspettatamente empatia verso Ramona. La situazione lo costrinse a riflettere sul significato più profondo della famiglia, dell'amore e della responsabilità. Capì che, nonostante le circostanze difficili e le complicazioni, aveva l'opportunità di fare la cosa giusta. Non solo per se stesso, ma anche per Clara, per darle un grande insegnamento e ovviamente per Ramona e il suo bambino non ancora nato. Con questa nuova consapevolezza, Vincente decise di affrontare Edoardo, non per vendetta, ma per chiudere un capitolo del suo passato e per trovare un terreno comune su cui costruire un futuro migliore per tutti i bambini coinvolti. L'incontro con Edoardo fu teso, carico di emozioni represse e di parole non dette. Tuttavia Vincente mantenne la calma, guidato dalla sua risoluzione per proteggere e sostenere sia Clara che il bambino di Ramona. Nonostante Edoardo fosse inizialmente difensivo, la sincerità e la determinazione di Vincente riuscirono a far breccia nelle sue difese. «Perché? Perché l'hai fatto? La mia vita è stata rovinata a causa tua, ho perso Noelia, la persona che amavo. È vero, non è solo colpa tua, anche lei ha accettato di stare con te. Ma per quale motivo? Questo non me l'avete mai spiegato». Edoardo, guardando Vincente con un'aria molto triste, disse la verità. «Ecco, all'inizio era un gioco. Lo so, non è bello dire così, ma all'inizio era un gioco, poi ci siamo innamorati. In questo momento Noelia però non vuole stare neanche con me. Ho scoperto che alla fine era una persona superficiale. Sai cosa mi ha detto dopo che l'hai lasciata? Che era triste di aver perso tutti quei soldi. Io invece ero triste di aver perso lei, ma allo stesso tempo ho capito che ti ho fatto veramente male. Ho fatto del male a molte persone, compresa la tua bambina, Clara». Era incredibile, Edoardo sembrava star capendo le cose. «Dopodiché ho trovato un'altra persona. Questa persona però ha scoperto che io ho rovinato la vita ad alcuni. Sì, esatto, proprio Ramona. Le ho raccontato la verità di quello che avevo fatto, di te, di tutto quello che è successo, insomma. E lei un giorno si è ritrovata da sola. Però non voglio non crescere mio figlio, io voglio crescerlo. Solo che lei non vuole assolutamente che io abbia a che fare con loro». A quanto pare quindi Ramona non aveva detto la verità al 100%, era lei che non voleva avere Edoardo vicino proprio per tutto ciò che era successo. Dopodiché gli chiese di fermarsi. «Va bene, adesso basta Edoardo, ero venuto qua solo per risolvere alcuni miei problemi mentali, niente di più, niente di meno. E ho capito una cosa, sei una persona triste, sei una persona sola, anche se hai capito il tuo errore, a quanto pare non sarai mai più felice come una volta. Addio». Con quelle parole se ne andò. Intanto Edoardo stava già piangendo sul suo divano. Aveva capito i suoi errori, ma ormai era troppo tardi per ricominciare ad avere una vita come tutti gli altri. Aveva tradito troppe persone. Dopodiché Vincente tornò a casa e chiese spiegazioni a Ramona. Ramona, piangendo, disse che gli aveva mentito sempre per paura. «Mi dispiace, ti ho detto che Edoardo se n'è andato, ma in realtà sono andata via io, ma sai, avevo paura, paura che tu pensassi che non volessi un padre per questo bambino. Lo vorrei, ma non con Edoardo. Lui è stato meschino. Adesso si pente, ma tutto ciò che è successo mi ha fatto riflettere. Voglio davvero un padre del genere per mio figlio». Infine Vincente disse semplicemente però che lui non sarebbe riuscito a stare con lei, in nessun modo. «Mi dispiace, non posso. Sei andata via da Edoardo che voleva occuparsi di suo figlio, o figlia, chissà. E io non accetto certe cose. Lui voleva cambiare, l'ho visto nei suoi occhi. Gli ho parlato un pochino male per ciò che mi era successo, però, cavolo, tu come hai potuto lasciarlo? Mi dispiace, ma devi andartene». Vincente era stufo di persone del genere nella sua vita. Non voleva tutti questi intrecci, tutti questi tradimenti. Lui voleva tranquillità, vuole semplicemente stare con sua figlia, niente di più, niente di meno. Clara si era affezionata a Ramona, però prima o poi l'avrebbe detto la verità. Quella sera Ramona se ne andò in lacrime. Capì che anche lei aveva fatto qualcosa di sbagliato.
Vincente disse un'ultima frase. Torna da Eduardo. Lui ti vuole veramente, vuole cambiare. Torna da lui, se lo merita. Infine, 4 mesi più tardi, Vincente vide Ramona e Eduardo al parco. A quanto pare erano insieme. Stavano ridendo. Il bambino era nato, era un bellissimo neonato. Lui li stava osservando da lontano. Era con Clara quel giorno. Anche lei li vide. «Papà, guarda, c'è Ramona!» Ma Vincente disse di no, di non andare. «Aspetta, Clara, non andare. Stiamo qua. Guarda Ramona quanto è felice, ha il suo bambino. Non vorrei mica disturbarla in questo momento, ok? Prima o poi magari torneremo a parlarle. Ma papà, io vorrei solo salutare.» «Va bene, dai. Vai a salutare e poi torna. Io sarò al chiosco qui.» Così Vincente vide Clara correre verso Ramona. Ramona, con un grande sorriso, la abbracciò. Cominciò poi a guardarsi intorno e Vincente capì che era per trovare proprio lui, ma lui era rimasto molto lontano. Clara non disse dove era suo padre, molto probabilmente glielo avrà chiesto, pensò Vincente. Ma lui era contento, era rimasto solo, è vero, ma allo stesso tempo aveva aiutato 2 persone a ricongiungersi, a capire che l'amore e la famiglia erano importanti. Capì anche un'ultima cosa, che forse quella vita non gli sarebbe mai appartenuta. Lui lavorava, si occupava di Clara e stava di tanto in tanto con sua madre, ma trovare l'amore sarebbe stato più difficile del previsto, però non si sarebbe arreso.